And a quick reminder today to please take all lead out of bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'Emirates Stadium è chiamato la biblioteca dai rivali per la supposta quiete dei tifosi dei Gunners, ma oggi non sembra confermare questa fama. Partita già in corso di svolgimento. Brutta questa transizione. Tenta la conclusione. Conclusione sul fondo. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Bel lancio in profondità. L'idea era buona, l'esecuzione un po' meno. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Bale, c'è l'opportunità per il contropiede. Ricardo. Alonso, Bernardeschi, ora Antonio, giocata nello spazio, in profondità, prova la e Silvestri salva i suoi, allontana il pallone. Sbroglia evitando di farsela rubare. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Pallone interessante, in verticale. Occasione per il contropiede. Ha la possibilità di andare verso la porta. Payet. Palla in avanti, verso il compagno. Opportunità di ripartire. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Bernardeschi cerca spazio con un dribbling, prova a darla profonda nello spazio. Correira provano a partire in velocità, può andare. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Prova a verticalizzare. Vede un varco e si infila in dribbling. Prova a sfondare di forza, ma senza esito. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Sceglie di andare per vie verticali.
Tempismo perfetto, bell'intervento. Cercano l'azione veloce. Niente di fatto, azione interrotta. Ecco Bernardeschi. Passaggio splendido, può concludere. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Prova con la palla filtrante. Supera il diretto avversario. Baillet! Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. È andata davvero bene. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Ci mette una pezza. Prova la conclusione in porta. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. È stato un intervento disperato, ma efficace. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Errore qui, pallone sprecato. Fallo, calcio di punizione. Per tirare, che parata! Cercano non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Riccardo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Tentativo di allungare il gioco. Pallone nello spazio. Un inserimento perfetto, Fabio. Deve solo tirare. E passa. Occhio al tiro. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Dunque, rimessa laterale. Ci prova con un pallone profondo e trova bene il compagno. Granit Xhaka. Qui può partire il contropiede e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Proveranno in tutti i modi a non farli segnare a questo punto del primo tempo. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Bale! E segna lui, il capitano! Un gol alla fine del primo tempo è sempre una doccia fredda per gli avversari. Quando è così bello, poi, può essere una vera mazzata. Un colpo di genio! Ci ricorderemo questo gol a lungo. Ha preparato il pallone con cura, voleva metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Substitution in progress. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Copenaghen ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa.
Pallone interessante, in verticale. C'è spazio, occhio! Difesa energica e decisa. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Prova a prolungare in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Riccardo se ne va. Si incunea tra gli avversari con un numero. Sceglie di andare per vie verticali. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Prova a darla profonda nello spazio. C'è spazio per calciare. Baillet può tentare la conclusione. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Si allunga e trova la palla. C'è l'opportunità per il contropiede. La gioca in profondità. Bernardeschi vede lo scatto e cerca la profondità. Si fa largo con grande determinazione. E passa. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. L'allenatore ha un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Paillet subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Substitution on the field. Number 28. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Mohamed Kudus. Number 21. Mikhail Antonio. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Number 17. Fridge. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Pallone interessante, in verticale. Qui deve tirare. Substitution. Tiro davvero da dimenticare. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Errore qui, pallone sprecato. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Calcio d'angolo per l'Arsenal. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora nessuno per i rivali. Incornata! Infilza il portiere! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta. Il portiere non ha potuto fare niente. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Prova con la palla lunga. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Alonso. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Il Copenaghen ha bisogno di modificare la propria mentalità. Difficile che cambi qualcosa se continuano a giocare così. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Mbabu. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. La difesa non si fa sorprendere e spazza.
prova a darla profonda nello spazio e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Sono la sua zona preferita, poco ci manca. E questa è ovviamente una buona opportunità per tornare in carreggiata. Vediamo se può capitalizzare. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Effettua un traversone per cambiare gioco. Ecco Martial. Occasione per il contropiede. Scavalca la difesa con un pallonetto. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Prova a tirare. Ha provato lo scavetto, ma non è stata un'idea brillante. Peccato. Qui sarebbe stato davvero un gran bel gol. Riccardo vince il duello, la fa sua. Passaggio sulla destra. Opportunità di ripartire. Ci prova con un pallone profondo. Brahim Diaz. Prova una partita in velocità. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gray capisce tutto e interviene con sicurezza. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Giocatori che tornano a casa sconfitti, delusi, hanno avuto delle occasioni per addrizzare la gara. La fortuna non è stata sicuramente dalla loro parte, e però anche loro hanno sbagliato. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Quando non riesci a costruire il gioco nella tua metà campo e perdi tanti palloni, perché il pressing dei centrocampisti e degli attaccanti avversari è efficace come è stato oggi, è difficile riuscire a vincere la partita, anzi, spesso la perdi. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'Emirates, situato nella zona nord di Londra con i suoi oltre 60.000 posti a sedere, è il secondo stadio più grande della massima serie inglese. Nel frattempo la gara è iniziata. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Vertonghen non si fa superare. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Qui può partire il contropiede. Prova a darla profonda, nello spazio. Riceve la palla. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Non ha bocca, riconquista la palla. Va alla ricerca di un compagno davanti.
Intervento decisivo. C'è spazio per calciare. Successivo. Ha provato lo scavetto, ma non è stata un'idea brillante. Peccato, qui sarebbe stato davvero un gran bel gol. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Payet. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. L'Arsenal al calcio di punizione. Antonio dimostra di saper fare anche il difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. La mette in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Passaggio, ecco, grande intervento di Areola. Prova il cross tagliato. La allontana senza pensarci due volte. Riccardo. C'è il colpo di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occhio alla conclusione. Si esprime in un buon intervento. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Allarga il gioco a destra. Se ne va. Vede lo scatto e cerca la profondità. Fa avanzare la manovra. Bernardeschi prova a spingere sulla corsia di sinistra e passa Alonso. Ci prova con un pallone profondo. Grande giocata difensiva. Spazza il pallone senza fronzoli. Pjanic cerca l'uomo là davanti. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Sceglie il pallone morbido. Supera il diretto avversario. Gabriel commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. L'arbitro ha optato per il giallo e ha deciso di punire il suo intervento. Sceglie di andare per vie verticali. Un intervento impeccabile. Salta. Parata notevole, non era facile. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Pallone interessante, in verticale. Payet. Ora Antonio. Prova la conclusione. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. There will be 1 minute added time. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto... Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso.
ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo. Ci prova! Che classe! Ottimo salvataggio! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora nessuno per i rivali. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora zero per gli avversari. Riesce ad allontanare. Cerca il tiro dalla media distanza. E in rete! Non ci hanno messo troppo a riprendere il controllo della partita. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. Il suo gol è una logica conseguenza. C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene assegnato al tiratore. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Qui cercherà il tiro, palla in fondo alla rete! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. L'Arsenal può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ha provato a fare tutto da solo, ha solo il portiere davanti a sé. Occhio al tiro! Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminante. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido. La difesa è invalicabile oggi. La gioca sulla destra. Bale ha spazio per cercare il gol. Allontana la minaccia. Saka va a concludere. Super parata su conclusione molto angolata. Tocco morbido. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Il portiere la calcia lontano, la gioca a sinistra. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Vede lo scatto e cerca la profondità. L'Arsenal al calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Il Copenaghen ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Substitution on the field. Number 20. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Number 6. Number 14. Number 24. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Un numero in questa statistica sugli avversari Number è ancora 9. Zero. Number 8. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così Number si rischia 17. Sempre il contropiede. French. L'estremo difensore Number la calcia 4. Lunga. Number 11. Substitution in progress. Alza verso l'aria, prova a tirare. Gran palo! Ecco il cross. Il portiere allontana il pericolo. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Gray se ne va. Qui deve tirare.
Grande occasione ma palo, e non trova la porta davvero per pochi centimetri. E poi c'è chi non crede nella sfortuna, questa conclusione gli farà cambiare idea. Isco. Gray alza la palla in profondità verso il compagno. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Allontana il pallone. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Prova a verticalizzare. Passaggio sulla destra. Prova a darla profonda, nello spazio. Milik, e trova bene il compagno sulla destra. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Libera al momento giusto. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ha spazio per provare. Può colpire. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla di nuovo verso il centro. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Cross di Alonso. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Tocca in avanti. Milik. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Brutto errore. Può concludere. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione. Doveva sfruttarla meglio. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Incornata! E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. E la difesa dice di no. Ci prova con un pallone profondo. Kluivert sceglie di andare per vie verticali. Possibilità di tiro. La scaglia il più lontano possibile. Boga scatta verso il pallone, prova a salire in aria, è riuscito a impattare il pallone ma non è andato a segno. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Ottima progressione, palla al piede. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Occasione per il contropiede. 4 minuti di recupero. Costringe l'avversario al fallo. Deve solo tirare. Payet. Gray. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Vede lo scatto e cerca la profondità. È in ottima posizione. Ci prova. Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui. Nonostante il lavoro in settimana e nonostante l'organizzazione, oggi escono delusi dal campo. Sì, buona prestazione, ma non è arrivato il risultato positivo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Il problema, Fabio, oggi è stato che hanno perso troppi palloni nella propria metà campo. Hanno voluto costruire il gioco con difensori e centrocampisti e sono stati scacco del pressing della squadra avversaria, che sono stati molto bravi con gli attaccanti e i centrocampisti a riconquistare tanti palloni e poi anche a vincere la partita.
Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, alla prossima!